Siamo con Santino Fortunati, presidente della Prologo di Spina di Campello. Spina di Campello che per le produzioni della SM Broadcast è davvero un paese amico. Ricordiamo la produzione estiva dello speciale della vostra sagra, le produzioni dedicate a musica in pista. Insomma, è un luogo che conosciamo molto bene. E con Santino non possiamo che spiegare la sua presenza, la presenza quella della Prologo di Spina di Campello qui alla Rassegna delle Sagre. Allora, noi siamo qui alla Rassegna delle Sagre da diversi anni e proponiamo un piatto che diciamo viene cucinato durante la nostra sagra, che è la polenta al tartufo, una polenta fatta un po' in modo particolare, molto gustosa, con i tartufi tipici della nostra zona. E in particolare l'avete chiamata polenta al tartufo estivo, perché estivo? Polenta al tartufo estivo perché in questo periodo si trova il tartufo estivo, lo scorzone praticamente, non è il tartufo pregiato. E poi la facciamo anche col tartufo invernale, col tartufo lo scorzone, l'uncinato, viene fatta in diversi modi, però i gusti sono un pochettino diversi perché il sapore del tartufo è diverso. Un piatto che ha sicuramente qualche segreto, ma ha un ingrediente molto particolare e ricercato, che è l'olio. Sì, allora l'olio che viene usato, usiamo l'olio di Campello e praticamente i frantoi di Campello in cambio di pubblicità ci danno l'olio da utilizzare per la cucina. E oggi cuciniamo con questo olio qui del frantoio Carlo Gradassi, è un olio molto molto buono che con il tartufo ha un connubio molto molto positivo, il gusto è completamente diverso. Bene, dunque sarete per tutte le sere in cui i paesi sono ospiti qui presenti con un bel gruppo di volontari che si alterneranno in cucina. Sì, si alternano un po' i volontari della nostra piccola Prologo, perché noi siamo una piccola Prologo, però è grande nel senso che fa parecchie cose e parecchie attività. Siamo sostanzialmente alla fine della stagione estiva, è possibile fare un bilancio anche per la Prologo di Spina di Campello di questa estate 2018? Allora, è stato un bilancio molto positivo perché abbiamo fatto diverse iniziative, abbiamo fatto il convegno sull'olio, abbiamo fatto una caccia alla volpe simulata, abbiamo fatto altre iniziative e adesso dovrebbe esserci il 14 di ottobre una delegazione con l'Università di Camerino e con il CAI di Spoleto. Dato che noi stiamo in una via molto interessante, che è la via della Spina e anche via Francigena, e verranno a fare una visita alla nostra Prologo e faranno tappa nella nostra Prologo e gli faremo assaggiare i nostri prodotti. Ecco, Prologo significa proprio promuovere anche il proprio luogo in cui si vive e essere portatori anche di cultura. Allora, noi praticamente cerchiamo di fare cultura oltre che la sagra, perché secondo me è la cultura quella che serve. Noi abbiamo pubblicato anche un volume, La Spina e il suo territorio, un volume che parla di tutta la via della Spina, dove che ci siano passate anche le truppe di Annibale, che collegava tutti quanti i paesi da Spoleto a Colfiorito. La Prologo di Spina di Campello si arricchisce col contributo di tanti ragazzi che lavorano insieme agli esperti come Santino Fortunati. Qui c'è Natalia che rappresenta un po' il gruppo di ragazzi che stanno collaborando da tempo ormai con la Prologo. Sì, io sono 2 anni che collaboro con la Prologo di Spina di Campello e la vedo come una grande opportunità sia per quanto riguarda l'esperienza lavorativa sia per quanto riguarda un arricchimento personale e anche del territorio. Per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, loro ci danno la possibilità di affrontare diverse situazioni, sia in cucina, quindi aiutare il cuoco qualificato che lì è presente, oppure anche in sala, al servizio dei clienti. E quest'anno mi è stata data la possibilità di stare anche alla cassa qualche giorno e quindi appunto vedo questi 8 giorni come un lavoro sì, ma anche una bella esperienza, qualcosa che mi dà qualcosa. Santino, questo è il presente ma soprattutto il futuro della vostra Prologo. Ma questo dovrebbe essere il futuro della nostra Prologo, perché secondo me la nostra Prologo, visto che tanti vecchi non ci sono più, è dei giovani per me, i giovani che devono capire che il mondo della Prologo poi è un mondo anche costruttivo per loro, perché vedono diverse cose e diverse sfaccettature che nella realtà li si possono anche presentare durante il loro percorso di vita.